Ninna nanna mamma, tienimi con te nel tuo letto grande, solo per un po'. Una ninna nanna, io ti canterò e se ti addormenti, mi addormenterò. Met de Nederlandse televisie hebben we besloten om een documentaire te maken over het toenemende aantal Nederlanders die verhuizen naar Italië. In het specifiek naar de regio Zuid-Piemonte. Wij bevinden ons nu in Priero, een dorpje in deze regio. Hier vestigen zich juist geen Nederlanders. In deze documentaire willen we uitzoeken hoe dit komt. Dorme la città, solo un orologio suona e fa tic-tac. Qui a Priero olandesi a vivere non ci sono mai stati. E anche i pochi che vengono qua a Priero in visita, ma non si fermano. No, c'è da americani, americani olandesi no. E qui chi vuoi che venga? Un paese di morti, di fame qua, quello che venga qua. In generale, la popolazione straniera abbiamo albanesi, algerini, Bangladesh, che sono i nostri ragazzi profughi. Egiziani, francesi, pakistani, rumeni, tedeschi e ucraini. Olandesi? No, nessuno olandese. Una volta noi avevamo ospitato un ragazzo, ma quando abitavamo ancora di là, che venivamo d'estate, era passato un ragazzo olandese che faceva il giro in bicicletta. Ma ti parlo tanti anni fa, Marco e Francesco erano ancora piccoli. Era venuto qui, era di passaggio, ci aveva chiesto un posto per dormire. Noi l'abbiamo ospitata a cena, poi non avevamo un posto, ha dormito nel fienile. Che è Piero? Weet niet. Nou, daar komen wij niet in onze dingetjes toe. Nee. Dus niet voor ons Dat Nederlanders. komen wel voor een actieve vakantie. Ik niet. Ik zou hier niet willen wonen. En dat is om. Het is te rustig. Of hij staat deze kant op, kan je wel eens flarden Priero liedjes horen. Maar dat heeft geen effect. Nee. Een eerste oorzaak waar we rekening mee moeten houden is het verschil in levensstijl tussen de Nederlanders en de Italianen in Priero. Qui la cantina. Vieni a vedere cosa c'è qua dentro. Qui una mucchiata sei dalla rumenta. Eh? E nel giorno della rumenta, sì, qui guarda che no. E poi sono appassionato di crocifissi di Madonna. Vedersi in casa cosa abbiamo di roba vecchia. Ci sono i crocifissi dei nostri antenati. Tutta la pignotta è una volta. Vedi? E quella là? Questo qui, questo lo vuoi vedere? Sì. Questo è Moreno, lo conosci Moreno? Questo guarda. È una meraviglia questo qua. È bello, questo è un daino. Zoals we weten, houden wij Nederlanders van redelijk gezond eten. Terwijl er hier in Priero juist veel koolhydraten geconsumeerd worden. Zo eten ze elke dag vers gebakken brood, pizza en pasta. Bambini da 0 a 17 anni, bambini e ragazzi, sono 93 su una popolazione di 516 persone alla data di oggi. Certo, Priero tanti bambini ce ne sono tanti, infatti i giochi sono molto affollati di bambini, anche per le strade, per le vie, per le contrade si vedono bambini in bicicletta, a piedi che giocano. Anche loro penso che abbiano piacere di queste,
nenie che si sentono e che continuano a esserci durante la giornata. Priero is, zoals de meeste plaatsen in Italië, nog altijd streng katholiek. Dit schuurt met het protestantse geloof dat het merendeel van de Nederlanders volgt. Daarbovenop is de welbekende vervolger van mensen met het protestantse geloof, Silvestro Mazzolini, in Priero geboren. Dit zorgt ervoor dat al in de geschiedenis een scheiding is ontstaan tussen Priero en de Nederlanders. Di Silvestro Mazzolini c'è una ricca narrativa. Di lui si sa moltissimo. Domenicano, iniziò a Savona questa sua carriera e scrisse delle summa molto importanti per i confessori, ma non solo. Si sa con certezza che si occupò anche di un ruolo importante nelle controversie luterane. Si occupò, fu un inquisitore importante. I prieresi hanno un taglio un po' particolare, non per nulla che li chiamano i zero prie. Il piemontese, sapete cosa vuol dire zero, no? Un po' di sal, un po' staccati, un po' selvatici, dicono. Dunque, io sono arrivato a Priero come ufficialmente come parroco, mi ha veramente stupito. Se certamente se hanno seguito un po' la storia, i tempi di Lutero, siamo lì, e chissà che magari qualcuno non voglia proprio venire anche per quello. Stella, stellina, la notte s'avvicina, la stella trabina, la notte nella stella, la fiamma traballa, la bocca nella cialla, la chioma. Forse perché questi suoni, queste nenie che si sentono di continuo potrebbe essere che li infastidiscono. Magari non gli piacciono. Io invece ormai mi ci sono abituato, non c'è tanta differenza da altri posti che c'è magari baccano, invece qua c'è molto silenzio, ma queste nenie fanno sì che accompagnano la giornata. Alcuni gli danno anche forse la caccia, li cercano come fossero... È pazzesco questo, è vero, però esiste anche questa parte qua, però forse magari anche per la paura che questi olandesi poi non vogliano più le nenie, allora ci sconvolgerebbero il nostro vivere, e perciò questa cosa qua. Uiteindelijk is het constante gezang van slaapliedjes de hoofdoorzaak van het wegblijven van Nederlanders uit Priero. Dit gezang is een oude traditie. Deze is ontstaan doordat er zoveel kleine kinderen wonen in Priero. Door deze slaapliedjes worden de Nederlanders moe en kunnen ze niet hun dagelijkse activiteiten doen. Quindi lei è destato tra gli olandesi? Sì, ma lui è un po' più non è tanto bravo il lupo, più per i tedeschi. Invece l'altro stiamo provando, sui cinesi li becca tutti, ma gli olandesi fanno un po' di fatica ma impara. Un bel pezzo. Non tutti vanno bene per Priero, ecco, e probabilmente neanche gli olandesi, no. Slaap, kindje, slaap, daar buiten loopt een schaap,
Een schaap met witte voetjes, die drinkt zijn melk zo zoetjes. Slaap kindje, slaap, daar buiten loopt een schaap. Slaap kindje, slaap, daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes, die drinkt zijn melk zo zoetjes. Slaap mijn kindje, slaap mijn kindje, doe je